Ciao a tutti e benvenuti sul canale e benvenuti anche nel primo giorno di New World che finalmente è arrivato. Allora, queste sono 8 build veloci per iniziare a giocare al meglio su New World. Piano piano inizierò ovviamente a pubblicare anche build singole e quindi molto più specifiche. Però con questo video volevo darvi delle build solide e anche facili da copiare e incollare, tra virgolette, ma ovviamente sentitevi liberi di cambiarle come volete, di adattarle al vostro stile di gioco sostanzialmente. Considerate anche che queste build sono pensate per il PvE e non per il PvP, anche se alcune in realtà potrebbero funzionare in entrambe le situazioni. Iniziamo con la prima, che è la build Tank. Questa build ovviamente ha come fondamento l'armatura pesante e tante resistenze elementali che potete impiantare nell'armatura attraverso le gemme. Dovrete inoltre avere due gemme Carnelian da inserire nelle due armi della build, poiché aggiungono l'effetto provocazione ad alcune abilità. L'effetto provocazione è fondamentale per un tank. L'arma principale sarà ovviamente il duo spada e scudo, che è davvero il nucleo fondamentale di ogni build tank su New World. La seconda arma invece sarà l'accetta, e qua un ringraziamento a Drogue Domitus che ha commentato parlandomi di questa build, che è veramente eccezionale e fra poco vi spiego perché. Non vi aspettereste infatti l'accetta per un tank, ma l'abilità Berserk, oltre a fornire molto danno e sustain grazie ad una cura che scala con la salute massima, è anche una provocazione ad area, ovviamente se avete la gemma, quindi potete attrarre l'aggro di tutti i nemici attorno a voi con Berserk. Inoltre, sempre nello stesso ramo troviamo l'abilità in fondo, che in inglese si chiama Defy Death, che vi consente di appunto sfidare la morte, di diventare immortali per qualche secondo invece di morire. Per quanto riguarda le statistiche, concentratevi primariamente sulla costituzione, che aumenta la vostra barra della vita, il che ovviamente è fondamentale per un tank, e un po' sulla forza. Inoltre, mettendo punti in costituzione, avrete accesso a dei perks perfetti per un tank. Le pozioni vi curano di più, avrete salute aumentata e una riduzione dei danni passiva. Per quanto riguarda le abilità, andate di Shield Rush, del quale non ricordo la traduzione italiana, Colpo di Scudo e Posizione Provocatoria. Posizione Provocatoria è una provocazione ad area, fondamentale ovviamente per ogni tank. Per l'accetta invece prendete assolutamente Berserk e poi Defy Death, e il resto in realtà potete deciderlo da voi, a seconda del vostro stile di gioco. Anche per questo healer di ghiaccio, anzi healer con ghiaccio, devo ringraziare Matteo che mi ha suggerito la build. Io poi ho approfondito un po' guardando vari stream di gente americana e ho creato la mia build. Con questa build avrete molta utility e tante cure. Ovviamente l'arma principale sarà il bastone della vita, che vi dà un sacco di cure single target, cure dilazionate nel tempo ed anche cure ad area. La seconda arma invece è il guanto del gelo, perché è un'arma con tanto crowd control. Il crowd control, per chi non lo sapesse, sono rallentamenti, stordimenti, eccetera. E ha anche dei debuff. Un'arma potentissima davvero per il PvE, perché riesce a tenere i nemici tutti fermi più o meno nello stesso punto, vicino al tank ovviamente, e riesce quindi a tenerli lontani dai DPS. L'armatura più bilanciata è la media, che potete potenziare con delle resistenze elementali e fisiche e che vi darà un 10% di buff alle vostre cure. La statistica più importante è senza dubbio la concentrazione, dalla quale dipende direttamente la potenza delle vostre cure. Come statistica secondaria direi un po' di costituzione, che non fa mai male. Come abilità invece vi consiglio di prendere Abbraccio Divino come cura a target singolo e Terra Sacra come cura ad area, inoltre Beacon, che credo sia faro in italiano, come cura nel tempo. Per quanto riguarda il guanto del ghiaccio, cercheremo invece abilità che rallentano gli avversari, dunque Tempesta di Ghiaccio e Pioggia di Ghiaccio sono ottime abilità, dato che entrambe rallentano e zonano. E poi c'è Sepoltura, utile per difendere noi stessi, perché anche noi abbiamo bisogno di difese, nel caso i nemici ci raggiungano, oppure la possiamo utilizzare per rigenerare mana. Allora, l'arciere attacca dalla distanza facendo molto danno. L'arma principale ovviamente sarà l'arco, ottimo appunto dalla distanza, ma nel caso i nemici si avvicinino troppo avremo anche a disposizione una seconda arma corpo a corpo, che può essere l'accetta, che io preferisco, ma anche lo stocco non è male. Con l'armatura leggera avremo un bel buff ai danni, ma dovremo essere veramente bravi nel gestire la stamina per schivare e attaccare e per non farci mai raggiungere dai nemici. In alternativa l'armatura media può essere
una scelta più difensiva. La destrezza sarà il vostro attributo principale, dato che sia l'arco che l'accetta o lo stocco scalano con la destrezza, e la destrezza vi offre anche vari perks, per esempio un'aumentata probabilità di critico e danni da critico aumentati. Le abilità dell'arco saranno tiro penetrante, tiro rapido e tiro di scarto come abilità difensiva. Per l'accetta invece andremo ovviamente di Berserk per la cura e la velocità di movimento, Torrente Furioso per fare veramente tanti danni e Distanziamento Sociale per allontanarsi dai nemici quando necessario. Il Lanciere Corazzato è una build strana, ibrida, ma davvero divertente e potente, specialmente se giocate in solo. Infatti avrete tante cure, rallentamenti, stordimenti e anche abbastanza danni. Un misto mare, una build veramente ibrida, ma molto divertente e complessa. L'arma principale sarà la lancia, che con le sue spazzate riesce a respingere efficacemente i nemici, ma faremo anche molti danni da burst in piccole combo per poi rotolare via e quindi schivare. Il tutto mentre Terra Sacra ci continua a curare durante il combattimento. Capite bene che questa build è potentissima in solo perché verrete curati mentre combattete, e capite anche bene che dovete assolutamente mettere like al video e iscrivervi al canale. Tutte cose che mi aiutano veramente tanto, grazie. Per l'armatura io andrei di armatura leggera, ma anche l'armatura pesante può funzionare. Invece di schivare però rimarrete faccia a faccia con i nemici, ma ovviamente essendo più resistenti. Le statistiche principali sono la destrezza, che aumenta il danno della lancia, e la concentrazione, che invece aumenta l'efficacia del bastone della vita. Per le abilità della lancia andrete di spazzata per far cadere i nemici e dar tempo a Terra Sacra di curarvi, calcio scavalcante che applica invece sfinimento ai nemici, e per finire infilzatore o perforazione per avere un'abilità da danno. Per il bastone della vita invece prendete tutte le abilità tra virgolette da terra, come Terra Sacra, Faro e Orb of Protection. Il combattente è un mezzo tank, mezzo DPS, e si builda con spada e scudo come arma primaria. Però invece di prendere tutte quelle abilità difensive che abbiamo visto col tank, prenderemo lama rotante per far danni, colpo di scudo e posizione provocatoria per controllare i nemici e assorbire invece un po' di danni. La seconda arma invece è l'ascia grande, che ci offre mobilità con l'abilità carica, danno ad area con gli attacchi base, un'abilità per avvicinare l'avversario, che è mietitura, ed esecuzione per finire gli avversari. L'armatura sarà un'armatura pesante e come statistiche investite primariamente nella forza, dato che entrambe le armi scalano benissimo con la forza, e poi un po' nella costituzione per poter stare nei fight un po' più a lungo. Questa è una build che mi piace tanto, l'ho chiamata martello pneumatico, ed è una build che punta tutto sul controllo dell'avversario tramite stordimenti e immobilizzazioni varie. L'arma principale sarà il martello e la secondaria la lancia, due armi perfette per immobilizzare i nemici. L'armatura deve essere pesante, perché così non solo avrete accesso ai bonus di armatura, ma anche ai bonus di durata dei vostri attacchi immobilizzanti. Investite primariamente in forza, che potenzia il martello e anche in parte la lancia. Inoltre con la forza sbloccherete dei perks che aumentano ulteriormente i danni e vi danno danni bonus sui nemici storditi. Per il martello useremo Sgomberare, Clear Out in inglese, Onda d'Urto e Sentiero del Destino. Con Clear Out potrete abbattere e immobilizzare i vostri nemici, con Onda d'Urto potrete stordirli e con Sentiero del Destino li rallenterete. Con la lancia userete tutte le abilità con crowd control, quindi con stordimenti e immobilizzamenti vari, ovvero spazzata, calcio scavalcante e anche giavellotto per avere un po' di danni. Il mago corpo a corpo è un combattente corpo a corpo con una buona difesa e tanti danni ad area date invece dalle abilità del bastone del fuoco. Come arma principale avrete spada e scudo, molto equilibrata fra attacco e difesa, e poi ovviamente il bastone del fuoco per far danno a tempo, danno ad area specialmente, ma anche per curarvi. L'armatura è pesante perché dovete avere una buona difesa, il che è fondamentale per la build, che si basa sul danno da bruciatura, un danno che consuma i nemici nel tempo, e noi per resistere dovremo solo tirar sullo scudo e parare, mentre il fuoco fa il suo dovere bruciando i nemici nel tempo. Sinergia molto figa anche fra la provocazione di posizione provocatoria, che fa ammucchiare tutti i nemici attorno a voi, e le abilità da danno ad area del bastone del fuoco, molto efficaci su gruppi di nemici vicini. La statistica principale sarà l'intelligenza per il danno del bastone. Inoltre, se userete delle gemme per infondere la vostra spada con del danno elementale, questo danno scalerà con una percentuale
percentuale della vostra intelligenza. E poi avremo un po' di costituzione, ovviamente. Le abilità della spada saranno lama rotante per far danni, colpo di scudo per il controllo che ci offre e posizione provocatoria. Per il bastone invece prenderemo incenerire, burnout e una fra pioggia di meteoriti e palla di fuoco, tutte abilità che incendiano il bersaglio e lo bruciano nel tempo, mentre voi vi riparate dietro il vostro scudo. D'Artagnan, questa build è una build da moschettiere, perfetta per i combattimenti a lunga distanza. L'arma principale sarà ovviamente il moschetto, ottimo per far danni dalla distanza e applicare danni nel tempo sui nemici. La secondaria invece sarà lo stocco, un'arma velocissima e che fa tanti danni. Da notare che entrambe le armi scalano con la destrezza, quindi avrete due armi molto potenti, perché la statistica da privilegiare sarà ovviamente la destrezza. L'armatura deve essere leggera per ottenere quell'ottimo buff del 20% ai vostri danni e anche per avere la schivata. L'abilità del moschetto sono bruciatura da polvere da sparo che fa danno e applica una bruciatura per 9 secondi, tiro potente per cecchinare e one shottare e trappola che immobilizza i bersagli rendendoli facilmente shottabili col moschetto. Per lo stocco vi consiglio invece tondo e poi flourish and finish e alla fine frecciata. Tondo applica un sanguinamento e flourish and finish può consumare tutto il sanguinamento in un colpo solo, facendo quindi tantissimo danno tutto insieme. Frecciata invece è utilissimo per fare tanti danni oppure per riposizionarsi durante il combattimento. Queste sono tutte le build più interessanti per iniziare. Fatemi sapere quale avete scelto e con quale quindi giocherete, e se avete delle domande fatele pure, perché io sarò qua pronto a rispondervi. Ricordatevi di mettere like e iscrivervi al canale perché è veramente molto importante. A presto e buon divertimento con New World.